Ciao a tutti, guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinand e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi non si parla di Sailor Moon, anche se c'entra poco, perché si parla del canale in generale. Oggi venerdì 29 settembre 2017. Ultimamente sto vedendo gli Eaters in azione, quindi ultimi video stanno aumentando gli Eaters, ma a me sinceramente non me ne frega un tubo. Ieri avete potuto vedere l'unboxing Amazon, quindi avete visto che ho acquistato altri manga, un manga formato da 7 volumi, appunto Love Me Night. In Italia negli anni 80 e fino adesso conosciuto come Kiss Me Licia. Ancora lo devo leggere. Allora, le novità, come avete potuto leggere dal titolo, da ottobre questo canale, e sinceramente da ottobre, da fine settembre, ci sarà come si dice, una nuova rubrica che prenderà il posto di quella che doveva essere al sabato, dedicata alla musica indiana, eccetera. Indiana intendo l'India, il continente, visto che a parte i copyright, questo e quest'altro, anche se tu voi mettete, vabbè, a parte questo, ho deciso di portare un tema di una rubrica che è molto legato a Giappone e Sailor Moon. Sto parlando appunto della rubrica Anime Manga. In questa rubrica Anime Manga parlerò delle mie, come posso dirvi, anche classifiche dei miei anime degli anni 80, anni 90, oppure dei manga. Faremo dei paragoni. Faccio un esempio: Kiss Me Licia. Faremo, faccio un esempio, quando li leggerò i sette volumi che sono del 2002 della Star Comics, quindi erano quelli più economici su Amazon, l'ho acquistato, faremo le differenze, cosa c'è tra l'anime e il manga in alcuni casi, come Kiss Me Licia, poi che c'è più Sailor Moon, Mille Shira Attack You, poi in futuro anche probabilmente anche Dragon Ball e anche altri anime come Un fiocco per cambiare, un fiocco per sognare, Cardcaptor Sakura, eccetera eccetera. Però io non è che volevo parlare appunto di questo. Il mese scorso, il mese di settembre, questo canale è arrivato ai 500 iscritti, ha superato questi 500 iscritti. Questa cosa mi ha lasciato un po' sorpreso, perché in breve tempo, un anno e mezzo di attività su YouTube, non avevo pensato, non avevo immaginato di arrivare ai 500 iscritti in maniera così veloce. E poi da ottobre, da martedì 3 ottobre, ci sarà un video in cui una vecchia rubrica, anzi una vecchia rubrica, diciamo di no, chiamiamola una nuova rubrica, insieme alla collaborazione di due youtubers del Sailor Team, che sono Framur Matechan e Luca Metalbrixia. Quindi il 3 ottobre faremo un'introduzione a questa nuova rubrica in collaborazione io con loro. Quindi uscirà martedì 3 ottobre sul mio canale e contemporaneamente anche sui canali di Framur Matechan e Luca Metalbrixia questo video collaborazione. Non posso svelare nulla, però vi posso anticipare, se siete curiosi, di rimanere collegati fino al 3 ottobre. Farete un po' la pazienza di aspettare, tanto siamo quasi a fine settembre, eccetera eccetera. Lettura manga, io ho avuto
ho finito il primo volume di Codenames e l'Orvi, adesso devo iniziare il secondo, poi dopo il secondo farò i tre manga di Nileshiro, Attack You e poi Kiss Me Ninja. Che cosa è successo? Quando mi è arrivato il pacco in casa, io ero andato al turno del tirocinio, in casa, sapete che dopo 2 settimane di ferie mia madre è ritornata, non ha neanche i manga, non ha accettato la questione, i soldi ovviamente li guadagno io in questo tirocinio lavorativo, dicendo appunto i soldi servono per risparmiare, per restare in casa, i problemi in casa, voi dovete sapere che io in questo mese di settembre ho dovuto pagare insieme a mia sorella intendevo, luce, gas, bollette, luce, gas, acqua, e io da solo, perché sono io quello che sta più su internet, perché giustamente mia sorella sta sempre fuori, adesso inizia le scuole serali, quindi la bolletta del telefono e di internet una metà ho contribuito io personalmente, però a settembre ho comprato una fotocamera Nikon che credevo che fosse aveva era una qualità perfetta. E che cosa è successo? È successo che la Nikon ha questo microfono, che voi sapete che la Nikon va sotto l'acqua, quindi queste fotocamere sono speciali, ha un microfono un po' strano. Mia sorella mi ha consigliato appunto di registrare, quando registro con la Nikon, quanto questo telefono non permette, registro con la Nikon le immagini e con il telefono Huawei, quello che sta registrando ora, il P8 Lite, registro con il vocale, quindi anche se mi vedete, perché è successo che con l'ask di Passione di Mary mi vedevate a scatti a continuare a parlare, infatti perché io ho fatto questo esperimento, questa voce ho messo sopra quella non perfetta della Nikon. I giapponesi, perché la Nikon è giapponese, hanno sbagliato a progettare questa fotocamera, devo dire la verità, era bellina, blu, magenta, eccetera eccetera. Il video dedicato al mondo della cartoleria, come mercoledì doveva uscire, ora non so se è uscito mercoledì o giovedì, perché io metto i giorni, non vanno, ultimamente non stanno andando i giorni seguenti, praticamente di questa cosa di come fare un'agenda, di fare legata alla cartoleria, a fine anno probabilmente arriverà anche la Filofax, perché queste cose a molte persone non hanno piaciuto, anzi a 3 persone e successivamente no a 3 persone, sì, 3 persone non hanno piaciuto, ovviamente sono i soliti ragazzini di 15-16 anni, ma quello lasciamo perdere. Questo canale non parla solo di Sailor Moon, e io vi sto facendo vedere in questi video tante tematiche. Ora non so se arriverà domenica, arriverà un altro video legato alla cartoleria. Ieri ho comprato roba, accessori di cartoleria per il quaderno Argenta, ma soprattutto adesso che devo riniziare a studiare un esame di storia medievale, quindi sono 4 libri, allora ci sarà il problema che mi vedrete probabilmente meno video, non tutti i giorni, perché appunto a dicembre ho l'appello straordinario e voglio passare questo esame, almeno uno dei 4 rimanenti 6-7 anni che sono fuori corso della laurea triennale, perché una parte sono i professori, una parte sono io che non ho avuto mai tempo, alcuni esami come quello di inglese l'ho ripetuto, l'ho fatto 4 volte, ma purtroppo il brano audio vocale frega molto, frega
come si dice, è difficile da battere. Non posso usare termini, altri termini, perché YouTube, sapete, ci sono delle regole, quindi userò termini adatti. E più altro, che cos'altro dirvi? Situazione lavorativa. Come sapete, io devo stare per 2 anni a Penny Market. Vero, c'è anche un altro unboxing. Forse, eccolo, domenica, ecco, mi sono ricordato, un'altra unboxing legata alla Disney. Voi sapete che io ho Chiaraccio, ti do un indizio, Coop. Coop. Sono degli oggetti provenienti dalla Coop. Chiaraccio, non dire niente, spero che tu hai capito in questo periodo della Coop, il legame Coop Disney, praticamente. E cioè, è un unboxing, quindi domenica vedrete questa unboxing Disney. E il Penny invece stanno facendo, hanno un legame con la Warner Bros, quindi vedi un po' Chiaraciu, si oppongono, usano gli stessi metodi però in maniera diversa. Però lasciamo perdere questo, perché è un discorso chi lavora nell'ambiente dei supermercati. Io faccio un tirocinio invece, Chiara, cioè una vera dipendente. Io a parte di sono andato insieme a mia madre dall'assistenza sociale, e sì, procede bene, ma che devono dire? Praticamente quello che io vi ho sempre detto, dopo i 2 anni, e me l'ha confermata anche lei, propria voce, dopo 2 anni sono appunto da capo, perché ho finito dopo 2 anni questo tirocinio lavorativo, si deve iniziare tutto da capo. Io nel frattempo mia sorella mi sta aiutando a cercare, mi manda su WhatsApp anche gli annunci di lavoro, io sto mandando curriculum. Però il problema è che dopo 2 anni ritorniamo appunto da capo. Che cosa è successo? Penny Italia non né adesso, e probabilmente la stessa cosa fra 2 anni, non assume. Noi poi ha fatto, poi vedremo se Penny, possiamo chiedere, però non si sa la risposta di Penny Italia. Io sinceramente un ambiente adesso, però facendo 4-5 ore, devo dire la verità, io se poi diventerei un addetto del Penny, un dipendente, volevo dire, io non so se reggerei. Io sono molto stressato, poi c'è YouTube, c'è l'università, però per quello si potrebbe anche organizzare, visto che sarebbe poi un part-time. Però il fatto che dopo 2 anni loro non aiutano, noi centro impiego vogliono persone con esperienza, ecco perché devi fare 2 anni lì. Quindi praticamente io l'avevo sempre detto che dopo questi tirocini, inserimenti socioterapeutici, non aiuta, cioè loro oltre a questo non aiuta, la stessa cosa è centro impiego. Purtroppo il lavoro non è che io ho una, per la legge italiana, ho una disabilità fisica, perché ho avuto un incidente quando ero piccolo. Ne darò My Life, ve lo racconterò, ma è molto complicato, quindi solo quello che posso dirvi. Conosco chi è l'artefice, quindi non ho prove, però conosco chi è stato, perché io avevo 4-5 anni, non posso andare a denunciare una persona che c'è un evento che non mi ricordo, che il mio cervello ha rimosso. E ho una disabilità fisica dovuta a una, vi posso solo anticipare, una caduta che mi ha portato, anche se non sembra, un danneggiamento di qualcosa. Vi posso anticiparmi che io ho un danneggiamento all'interno del mio corpo, anche se esteticamente voi vedete che io sono autonomo, grazie a Dio. Però ho un danneggiamento. Avendo questa condizione, in Italia è come se tu hai la fedina sporca, quindi
quindi non ti scartano quando devi andare a ti presenti ai colloqui di lavoro, mandi curriculum eccetera eccetera, cosa che solo in Italia succede. Io ho parenti in Germania e succede purtroppo l'opposto, accettano tutti al lavoro. Qui in Italia purtroppo è una situazione diversa dagli altri paesi. Quindi dopo 2 anni ritorniamo a casa disoccupati e spero di no, io spero che dopo 2 anni o prima di 2 anni questi annunci che mando curriculum accetteranno qualcuno, perché l'ambiente lei dice che io devo stare lì se mi piace questo ambiente. In realtà l'ambiente del supermercato è molto impegnativo, stressante. Chiaraccio ne sa tanto, è dalla mattina alla sera chiusi dentro un negozio, un supermercato, non è tanto bello. Guerriere Sailor, io chiudo così il video, 16 minuti. Nell'info box troverete tutti i miei contatti, la Facebook, la Telegram, Snapchat eccetera eccetera, i contatti dei ragazzi del Sailor Team, Framuel, Matachan, Luca, Metabricks, Fit, Topanime, Z eccetera eccetera. Il canale è affiliato ad Amazon, e poi se volete farmi delle domande Sailor Ask, se volete anche acquistare dei manga che io vi farò vedere, i miei manga che ho acquistato, poi potete andare anche su Amazon tranquillamente. Per esempio quelli di Kiss Me Licia, io ho pagato l'edizione 2002 3,90 ogni singolo volume, 27 euro e qualcosa, quindi così può. Ciao ciao, un guerriero del cielo, domani con la nuova rubrica. Ciao.